iniziato tutto attrezzato. Si affronta un po' così. E boh, adesso andiamo su, non sembra particolarmente incasinato. Insomma, le condizioni sembrano abbastanza buone, però all'occhio, visto che ho anche gli sci che mi sbilanciano, il peso e tutto quanto. Boh, proseguiamo e vediamo un po'. Bene, si procede, semplice. Oh. Ok, pratica balza passata. Faccio le gradi rasses, la serie girava tutti. E qua sono le balze erbose. Okay, da qua procederei con le pelli, quando non si sa né leggere né scrivere, coltelli e picca alla mano. Perché qua è durissima e i traversi non è che siano proprio simpaticissimi. Qua svalangato di brutto. Là c'è il bellissimo ghiacciaio, il sole sta cominciando a sorgere, è già sotto sulle Grandi Jurasses. E sull'alta valle. Boh. Però facci sto traverso e poi i campi innevati là. Proviamo. Wow. Quel traverso lì l'ho dovuto fare molto con attenzione, coltelli e picca alla mano, perché quell'imbuto lì è tutta neve dura come il marmo e poi si va giù là sotto e quindi insomma fate un po' così, ecco. Qua i campi sono un po' più larghi, anche se ha svalangato, neve durissima, perché questa salita è un casino da far così in queste condizioni. L'estate è una cappata, ma in queste condizioni, anche la prima volta che ci ero salito con la neve o col ghiaccio, è veramente impegnativa, non tecnicamente, ma per le condizioni che sono sbalorditive. Vabbè, dai, ci proviamo, perché ho sto pallino qua. Purtroppo quando vengono i pallini non me li levo più dalla testa finché non ci provo. E la madosca, ragazzi, che svalangate pazzesche. È dire poco impressionante. C'è una valanghe immense. E vabbè, si attraversano. Là le serraccate stupende. E al sole, ma ancora molto presto, sono le 8 del mattino. Qua è dura come il marmo, da un lato meglio. Non si muove nulla. Allora, inversione sul ghiaccio. Ok. Ecco le Gracias. Qui è zona alta, tutta ben innevata, e là c'è il Gervasuttis. Benessa. Cominciano ad esserci dei crepi. Conviene invertire la rotta. Pazzesco cosa non viene giù da qua, è pazzesco. Zio fa. Ecco il paretozzo finale. Ok, come è iniziato a uscire il sole, la neve ha smarciato di brutto. Cioè da dura marmo a sfondosa fino alle ginocchia per ora. Ma l'ho lato meglio così, così con gli sci scendo bene, perché col duro è veramente stato un gran casino. Dai, giornata fantastica, ma le nuvole incombono perché poi oggi è previsto brutto, quindi veloce veloce. Anzi, con gli scarponi non è facile. Sono su sta piattaforma, relax un attimo, perché cioè nel senso con gli scarponi da sci non è proprio semplicissimo, però insomma dai, è cosa mi viene in testa a volte. Cioè, ho sto fissa qua pazzesca, wow, super Seracus. Dai, manca poco, con calma, concentrato si fa. Oggi qua arrivati in 3 orette. Bene. Con gli sci non è difficile se ci fosse neve buona, ma col ghiaccio che ho trovato si pena un po', però insomma fattibile sicuramente. E voilà,
Bene, adesso andiamo a vedere il panorama dall'altra parte e poi me la scendo. Pieno di valanghe, strepitose. Ecco l'altro versante, con le Gray Jurasses, i fiumi di valanghe. E qua l'altro balconcino sul terrazzino. Tutte le salite fatte, partenza Val Fiorella in fondo, dove c'è il torrente un po' più a destra del boschetto. Giornata bella, adesso col sole fa caldo, ma del resto siamo anche a giugno, abbastanza inoltrato. Bene, uno spuntino e poi si scende. Ho ritirato spuntinello. Non lo so. Strano, non mangio mai. Non riesco a tritare, Bello, bella giornata. Anche caldo hai. Continua la tritata. Adesso porto un po' nel cingo a scendere. Un po' un casino sulle valanghe, magari farò a piedi. Perché tutto stamattina era durissimo, ma con le pelli si saliva. Ma a scendere sarà un bordello, vediamo. L'unica forse difficoltà da improvvisare, il resto più o meno sì, le calate giù di sci alle corde. Si fa. E poi boh, diciamo che dovrei cavarmi una mattinata, sono le 9 del mattino. Sono partito alle 6, quindi in 3 ore sono salito un paio d'ore per scendere. Boh, adesso è uscito proprio bene il sole. E dalla terrazza, dove ci saluta anche Babbo Natalino, eccolo lì, signor Natalino. Si gode sempre questo bel panorama a sbalzo totalmente qua. Stupendo. Dove va il bivaccozzo? Bene, adesso fa caldo, la neve smolla. Tutti bei campi di discesa, là si vede il ruto, il ghiacciaio, qui siamo proprio sotto le Gray Jurasses. Bene, spuntino fatto, mi sono un po' rifocillato e via. Oh, vabbè, si fa anche. Salutiamo il Gerva, ciao Gerva. Adesso le condizioni sono da San Firmino, quindi si scia bene, in mezzo a queste valanghe veramente poderose. Ecco qua, prima balza fatta. Orsino. Cosa c'è? Sbaranghe, 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 come sempre. E giù di qua! Guarda, estate la vetraia! Oh, crefo! Un bel crefo! Cazzo! Wow! Uno degli scorci più belli, là c'è il Gervasutti, qua ci abbiamo le Gray Jurasses e qui questo mega seraccone che cala giù di qua. E in più adesso c'è pure sto valangone immenso. Mi sto divertendo un mondo qua in mezzo, Veramente mi sto divertendo, sì. Allora, di ecco, là. Qua sono fatto il cambio assetto. E ora sto affrontando il secondo tratto attrezzato. Eccolo là, fino ai nevai da sotto. Bene. Con calma si affronta sto pezzo qua. E poi, boh, sono nelle parti basse. La Val Ferré è simpaticamente là. Da raggiungere. Oh.
il mio si va, un bel finestrello. A scendere un po' infame, con gli sci che gli ho gli scarponi che mi sbattono a destra e a sinistra, poi tutto bagnato. Ricorda quasi quel passaggio sulla ghiglia tra la tetta, cioè non è proprio così, però insomma che sierino mi è venuto. Vai dai. Oh, agevole mia troif. Eccoci nella comoda, ridente ed accogliente Valferré. Ci siamo lasciati alle spalle quel torrente, quel tribolare nelle pietraie e nei nevai. E adesso di qua siamo al capolinea, sono arrivato. Dietro il boschetto c'è... Cosa c'è? C'è una picca. C'è la Vacei. E boh. E ora vi lascio al simpatico antefatto che avevo fatto per venire fino a qua, e ce lo vediamo assieme adesso. Ciao ciao, alla prossima. Partenza del paesello, non c'è ancora il sole, ma tra poco sorgerà. Adesso vediamo cosa succede. Eccoci nel bosco, Altavia 1, con un peso sulle spalle immenso. Vabbè. Queste purtroppo sono le cagate che ci tocca vedere spesso, spessissimo. Eccoci qua, sempre spettacolare uscita al rifugio Bertone, col bianco là e zona rifugi là. Eccoci qui al colletto, qua siamo di fronte a un bel pezzo del bianco, Chétif, là sotto è zona Bertone, là c'è il grande assalì, insomma tutta la zona. Qua è pieno di stambecchi, di camosci, là è strapieno, sono tutti là sulla ripa che fanno colazione. Qualcuno è scappato giù di là, adesso io scolletto di là e vado in Valferré. Situazione abbastanza nevosa da questo lato della Valferré, qui siamo in alto sull'alta via. So più da dove scendere per andare in Valferré. Adesso ho trovato sto canalone scaricone. Speriamo che senza salti mi porti fino giù, va? Se no mi infilo nel bosco. Insomma, un bel casino trovare la quadra qua. Devo scendere tra canali e canaletti e trovare un sistema per andare giù. Che sbatti! Figa, tutto sto sbatti per arrivare in Valferré. Vabbè dai, ci siamo. Adesso metto le pelli e via. Oh, eccoci qua nel ripidazzo. Sotto la conca, la c'è Gervasù, la zona di Canapone, il paretone e il canalone.